Ha deliziato gli spettatori con i suoi modi sempre cordiali e disponibili, un VIP che indossa in maniera non confortevole quei panni, ma che dell'attore di fama ha tutte le prerogative, esperienza, professionalità, intuito e coraggio. Lo stesso che ha dimostrato di avere quando ha proposto a diversi produttori il suo Basilicata Cost to Cost, che, come ha spiegato stesso lui, a Potenza non è stato accolto da molti come un progetto vincente, ma che poi si è dimostrato essere tale. Parliamo di Rocco Papaleo, protagonista di una masterclass di recitazione per la prima giornata della quarta edizione del Festival del Cinema di Potenza Visioni Verticali, che quest'anno è dedicata al tema di ambiente e territori. Un attore di qualità, Papaleo, che è riuscito nel non facile compito di rivendicare con fierezza le sue origini lucane, portando alla ribalta la Basilicata quando la regione ancora non aveva acquisito il fascino culturale e turistico raggiunto negli ultimi anni, ma ottenendo allo stesso tempo apprezzamenti professionali a livello nazionale. Merito dell'attitudine interpretativa mostrata in ognuno dei suoi personaggi che, per quanto diversi nei ruoli e nelle prerogative, portavano sempre in dote quel sano tocco di lucanità che è il marchio delle sue interpretazioni. Diciamo, mi sembra di essere a Cannes, con un clima diverso. Quanto è importante il contatto con i ragazzi, soprattutto per la formazione? Beh, determinante, diciamo, più che per i ragazzi, guarda, credimi, è per noi adulti, per non dire noi vecchi, perché abbiamo bisogno assolutamente di questo contatto, di guardare alle nuove generazioni con tenerezza e con curiosità. Noi adulti, non posso dire che quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, però abbiamo bisogno assolutamente che le nuove generazioni avanzino e portino avanti la loro proposta. Era quello di cui la nostra terra aveva